La radio al tempo del web. Oggi sono cresciute le competenze, i metodi e anche gli strumenti, insomma. Sì, la radio sicuramente è un mezzo antico, però sta cambiando tantissimo, sta cambiando anche in relazione al diffondersi, per esempio, dei social network. Chiaro che il linguaggio radiofonico è cambiato nel tempo, la radio di oggi non è la stessa degli anni 80 e tantomeno la radio degli anni 30, insomma, quando ci si sedeva ad una sedia e si ascoltava con attenzione la radio. Quindi il linguaggio della radio è cambiato e soprattutto adesso fare radio significa non solo andare in onda, non solo mettersi davanti a un microfono e parlare, ma significa anche creare tutto un contesto intorno al quale si fa informazione radiofonica. Un esempio banale: se io vado in onda in radio a parlare di un determinato argomento, poi ci sarà qualcuno che farà dei tweet su quell'argomento di cui sto parlando, ci sarà un podcast che è fondamentale oggi perché la gente non può ascoltare tutto sempre quando va in onda, quindi si scarica il podcast e se lo ascolta nel momento in cui più gli aggrada, soprattutto se sono podcast di informazione, quindi insomma di un determinato argomento ben specifico. Quindi c'è il podcast, ci sono i social, c'è Facebook naturalmente. Quindi ormai parlare in radio non significa solo andare in onda in quei 15, 20, 30 minuti, un'ora, un'ora e mezza, significa andare in onda in quel momento, ma creare dei contenuti che possano essere usufruiti anche in un secondo momento e creare una cornice intorno che parli comunque dello stesso contenuto. Quindi aumentano anche le competenze, perché la parola si destruttura, però diventa voce, diventa scrittura, poi si decompone. Quindi la formazione e le università hanno un ruolo importante in questa fase. Non solo le università hanno un ruolo importante, tutti quei corsi di formazione specifico, perché nel momento in cui io devo fare radio o nel momento in cui io devo fare informazione, ho sicuramente bisogno di un background teorico, ma anche bisogno di un background pratico, di sperimentare come si fanno le cose. E quindi sicuramente appunto i linguaggi cambiano. Io vado in onda avendo per esempio a disposizione 10 minuti per chiacchierare su Twitter, ho solo 140 caratteri, la stessa cosa la devo raccontare in modo diverso. Bisogna essere flessibili, bisogna essere dei creativi, mettiamola così, del contenuto. Questo non vuol dire cambiare i contenuti, attenzione, vuol dire semplicemente comunicare lo stesso contenuto in forme diverse.